Pararam, pararam. Io sto calpestando qualunque cosa nell'universo. Che è tutto sto... Aiuto! Dove sono? No, cosa si è rotto? Che è che si è rotto? No, non si è rotto niente. No, invece si è rotto tutto per sempre. Che bello. Che... Allora? Ma basta colpire cose, basta scontrarsi contro oggetti e far cadere cose. Buonasera, buonasera, bentrovati anche questa sera, questa notte, sottovoce, cari amici, non di Rai 1 perché non siamo su Rai 1. Ma questa notte ci... Grazie Lee Jordan, grazie. Ma questa notte ci troviamo ad affrontare ancora una volta la nostra avventura nella magia. Scusami, non lo farò mai più, non toccherò mai più nulla. E invece ho mentito perché ho appena toccato tutto di nuovo. Buonasera Riccardo, buonasera Francesco e buonasera Mattia. Buonasera. Signore e signori, buonasera. Solo che io non spacco i tavoli. Va bene Francesco, noi non ti aspetteremo. Noi andiamo avanti senza di te, ti lasciamo dove ti accascerai. Continua la partita. Ci siamo lasciati nello scorso appuntamento a dover... Scusami, certo che voglio che tu salvi automaticamente i miei progressi di Giuoco. Grazie, Giuoco, per salvare i miei progressi in modo automatico. Dicevo, ci eravamo lasciati a dover affrontare il Serpe Verde nel Quidditch. Scusami, e allora se lo vuoi dire tu, dillo tu, non è che mi interrompi così. Sì. Poi per Harry giunse il momento della prima partita di Quidditch. Sublime. Basta, okay. Lo stavo dicendo io, però l'ho detto meglio. Non ho capito. Arriva in casa mia e mi interrompe. Grazie per aver salvato. Maleducato. Harry. Spero che farai buon uso della pelle di Girilacco. Per tutti gli ermellini. Guarda che ore sono. Cos'è che devo fare, Mattia? La prima partita contro Serpe Verde sta per cominciare. Ah, Catmario. Ma porca zozza. Grazie della pelle di Girilacco. Adesso andiamo a giocare al Quidditch. Allora, innanzitutto che ti calmi. Prima di tutto. Mi sono procurato un po' di centinaia. Non hai neanche trovato tutto. E fai ancora l'arrogante. Ma sì, ma stai calmo. Senti che bel rumore che fa la neve. La grafica sarà quello che sarà, però qua gli effetti sonori sono 10 su 10. Qua c'è un passaggio segreto? No. Senti che bello. Lascia anche tutte le improntine. Guarda che bello. Che piacevolezza. Io però devo abbassare un attimino perché mi sta uccidendo le narici delle orecchie. Le tipiche narici delle orecchie. Che bello il suono di questa neve. Campo di qui. Andiamo a sconfiggere il Serpe Verde. Maledetti, infami. Per voi neanche pastrami, perché non ve lo meritate. Non credo di averlo mai mangiato il pastrano. Eccoci qui per questo importante incontro. Sì. Fra Serpe Verde e certo. Sono momenti di grande tensione. Grandissima tensione, sono tesissimo. Caspita. Grazie soprattutto alle scope più veloci presenti in circolazione. Maledetto, guarda che lascia pure le sce chimiche. Harry, catturare il boccino è la nostra unica speranza di vittoria. Devi battere Malfoy. Ma io sono il più grande cercatore. Di questo bolide. Caspita, succedendo? Cosa sta tutto succedendo? Bene, guarda che collo tutto. Qualcuno ha manomesso questo bolide. Con che flemma me lo stai dicendo? Viene a Napoli a mangiare i loro pastrami. L'inseguimento del boccino che si dirige verso le tribune. Solo a Napoli hanno il vero pastrami. Ok, devo anche urtarlo. E no! A Junior con ste mani. E dai con ste mani. Aia, che musata. Che musacchio. E
E il mio pensiero se ne va. Sì, però quanto è più veloce di me? Va bene che mi chiamavano il Fernando Alonso del Quidditch. Però qua... Guarda che botta! Dai, un'altra, vai, vai, vai! Uccidi! Vai, Harry! Uccidilo! Sangue! Ti ucciderò! Sangue! Uccidere! Vieni qua, Draco! Giuro che non ti faccio niente! Vieni qua! Giuro che se vieni qua non te la tiro la ciabatta. Vieni qua che non ti faccio niente. Vieni qua. Devo fare la voce di Doraemon. Non sono così bravo. Vieni qua, Draco, non ti faccio... Se vieni tu non ti faccio niente, te lo giuro. Se vieni tu non ti faccio niente. E dai. Aia. Attenzione, guarda come si infila. Le biondetti. È diventata la litizzetta. Pezzo di merda. Ah, devo infilarmi nei cerchietti. Quanto lento però. Quanto mi devono allungare il briscola. Volevo dire brodo, però anche briscola ha il suo perché, come dire, quel significato intrinseco di... Dove è andato sto bo... Dove sta andando? Cosa sta succedendo? Ciao ribellini! Dov'è il bo... Ragazzi, mi sono... Ragazzi, ci si è buggato il boccino. Ragazzi, ci siamo persi il boccino? Dovevo rientrare di qua? No, non posso. Boccino? Adesso si è svegliato. Vabbè. Grazie per essere tornato tra noi. Sempre un piacere, caro Boccino, averla ospite in questa nostra trasmissione. Sì, ma quanto lungo questo... Non c'è bisogno, te lo giuro. Oh, te lo giuro. Sì, si è ripreso, ma che fatica. No, il muretto, il mio antico nemico. Potter si lancia verso il boccino. Oh no, questo incubo di minigioco. Eh no. Dai. Preso. Sì, questo è... Del resto è sempre John Williams. Si è bloccato? No, ragazzi, vi prego. Ah, ok. Del resto è sempre John Williams che fa le sue musichette. Questo è direttamente dalla minaccia fantasma, la corsa degli sgusci 2. Il braccio di Harry pendeva. Oh no! Inerte, formando una... Oh no, inerte! Ma nella mano stringeva il boccino. No, ma non essere inerte, Harry. Abbiamo vinto! Quanto è contentissimo, allora, un uomo ricco di contentezza. Cercando di curare il suo braccio con un incantesimo. Harry avvertì una sensazione sgradevole. Oh no. Che partiva dalla spalla e si diffondeva nel braccio. Oh no. Fino alla punta delle dita. Oh no.
Il braccio non gli doleva più. E certo. Ma nemmeno dava segno di essere ancora un braccio. Oh no, era un pene. Può succedere. Perciò Harry, vai su in l'ho detto. Madama Chips sarà in grado pene. Rimetterti un po' in sesto. Va bene. Un attimo dopo, Silente e la professoressa McGranit entrarono indietreggiando nella stanza. Oh no, dot JPEG. Che sembrava essere una statua. Oh no, punto PNG. La depositarono su un letto. Cacchiarola, appunto, PNG, punto GIF. È stata davvero di nuovo aperta. È vero, temete nemici delle reti. Sussurrò a Harry. Ma che vuol che faccia Harry in questa foto? I necessari per la pozione polisucco. Appena il tuo braccio sta che faccia? Verso la metà dell'anno Harry era tornato in perfetta forma e seguendo il consiglio di Hermione prese il treno per Londra. No, non è andata così. Harry incontrò Hagrid a Diagonale. Non è andata così. No, 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 non di nuovo. Mattia, ti do delle botte. No, ragazzi. No, 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 non di nuovo. No, non di nuovo, vi prego. No, no, di nuovo i carrelli, no. No, 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 per favore, no, no, i carrelli, no, 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 non ce la posso fare, non c'è. Vai a procurarti ciò di cui hai bisogno, Harry. Io vado al pub a trovare dei vecchi amici. Vabbè, ci vediamo qui fra un po'. Va bene, vai pure a ubriaca. Il vero nemico. È il vero erede di Serpeverde sono i carrelli. Torno l'anno prossimo. L'anno prossimo addirittura. Spiacenti, siamo ancora chiusi a causa dell'esplosione. E che tragedia. E i carrelli, i ribellini, quelli del primo. Sono andato a osservare gli uccelli migratori in Scozia. E ho capito, non c'è un cazzo, nessuno lavora qua. Poi si lamentano che c'è la crisi nel mondo della magia, non lavora nessuno qua. Nobita. Harry, ho trovato il luogo perfetto per preparare la pozione polisucco. Ah. Il bagno di Mirtilla malcontenta nel castello. Harry! È un posto sicuro, non ci va mai nessuno. Dimmi non appena avrai trovato tutti gli ingredienti. Firmato Hermione. Va bene. Però qua non c'è un cazzo di nessuno. Con la gentile clientela per la chiusura temporanea. Stiamo ancora. Sì, ho capito, non lavora nessuno qua. Chi paga le tasse? Io? Ma come una rapina? Ma cosa? Ma che dispiacere? Sono alla ricerca di un incantesimo per. Più tardi. Che bei paraorecchi, Potter. Li ha fatti la tua mamma apposta per te. Ah, battute sulla mamma. Dimenticavo che non hai una mamma. Che. Ma poi sei divertente che quasi quanto Gazza. Da Bondi haters. Ho lasciato una bella sorpresa per te in questo negozio. Buon divertimento. Dub on the haters. O come dicono i ragazzini di oggi, blastato. Lo dicono i ragazzini giovani d'oggi. Sentite come parlo giovane. Come sono giovane? Che uso tutti i termini giovani? Eh no. Aiutami, ti prego. Che. Oh no, che dispiacere! Tua mamma, Malfoy. Distruggano il negozio. Ti darò tutto ciò di cui hai bisogno. Ok, dammi 200.000 euro in banconote di piccolo taglio non consecutive e non segnate. Ok, sto diventando un fenomeno questo gioco. Diventando bravissimo. Non a caso sono il più grande cercatore della mia generazione. E no, l'ho mancato, l'ho detto. Me la son tirata. E niente. Preso su un lalluce quello? Fortissimo, li sto mancando tutti ma li sto prendendo lo stesso.
Oh no, 5. Ah, no. 4. Oh no. 3. Oh no, l'ho mancato. 4. 3. Oh no. 2. Sono fortissimo. Fortissimo. Sì, vabbè, Mattia. Avete qualche sanguisuga? Tieni. E grazie per il prezioso aiuto. Ma chiedigli anche le mosche Crisopa. Non scusi, non ce l'ha anche due mosche Crisopa? Che ci faccio il risotto? Il risotto Crisopa? Nuova ricetta. Cotto e magico. Il risotto Crisopa? Oppure il risotto al girilacco? Ah, vedi, se era stregato, gli piace fare soldi, che sta aperto durante le festività natalizie. Così se qualcuno volesse fare un regalo all'ultimo momento, sappiate che il serraglio stregato diagonale è aperto tutto l'anno. Ah, mi ricordo di te, amico mio. Respira un clima molto natalizio. Eh no. Così va meglio? Posso aiutare? Cacchio, che mago! Un po' di mosche Crisopa, per favore. Cribbio, che mago! Ho ancora un po' di mosche Crisopa, ma sono troppo veloci per me. Non riesco a prenderle. Ci penso. No, di nuovo sto giochino. Questo è il gioco, il giochino del primo, però natalizio. Dovrai catturare tutte le mosche prima dello scadere del tempo. Oh no, oh no. Stai più attento. Stai E come faccio a capirlo? Ah, era come forse come il primo? Ah, era qua? Non ho capito allora. Non lo so. Tizio, la voce di James May, esattamente. Come capisco dove sono le mosche Crisopa? Mi scusi. Ma scusi, ma non ce l'ha un sacchettino di mosche Crisopa? Come capisco dove sono le mosche Crisopa? Perdoni, buon uomo. Ok. Ah, perché fuggono. Fuggono. Oh no. Le mie Crisopa. Venite qua, Crisopa. Senza scontrino, certo, perché sta lavorando a Natale. Mica puoi pretendere che... No, quello... Harry. Harry, per l'amor del Signore! Ok, poi... Andiamo su. Gli rompo le scatole. Dove cazzo sono? Crisopa? Uno. Dai, che ce la faceva a prenderla, maledetta te. Posso saltare? Non posso, se figurati se posso saltare dalla balaustra. Allora, Crisopa, vieni qua. Lì. Dove cazzo sei, fottuta Crisopa? Dov'è? Ma dov'è? È là, vaffanculo. Vieni qua. Le ho prese tutte. Grazie. Hai catturato tutte le mosche. Non credo che sentirò la loro mancanza. Adesso vai. Sì, grazie Francesco, ci sono arrivato. È che con tutti questi glitch grafici non riuscivo a distinguere i glitch grafici dalle scatole che effettivamente si stavano muovendo. No, vedi, non me le neanche fate pagare. È stato gentile, è stato onesto, tanto gentile e tanto onesto pare. Io ho mancato una zanzara, quindi me la ritroverò stanotte a bussarmi nei timpani. No, dai, alla fine è stato anche gentile, non ce la fate pagare.
Dai, è stato un bravo figliolo. Chi è? Questo è Voldemort. Ah no, era solo uno di spalle. Guarda che capannello di gente, tutta in fanno la mannequin challenge. Che piacevole signorina. Sì, anche lei è proprio una giovanotta adorabile. Dai, andiamo a salutare un ciuccio. Ma come San Galeone? Era Voldemort che comprava il pane, giustamente. Va bene, quindi sono aperti solo in due durante la festa di San Galeone. Torniamo, non c'è nessun problema. Andiamo, facciamo tutto. C'è nessun problema. Andiamo, facciamo la polisucco. Ci abbiamo anche le mosche. Crisopa. Bravo. Grazie. Tutti gli ingredienti che ti avevo chiesto. Sei riuscita a trovare la polvere di corno di bicorno? Sì, ma per averla la notte scorsa sono stata costretta a intrufolarmi nell'ufficio di No. Mai, nell'ufficio di Pinto. Cosa ti ha fatto fare? Soprattutto di notte. Te l'ha fatto vedere la magia. Te l'ha fatto vedere la magia. È la bacchetta. No. Tra quanto sarà pronta la pozione polisucco? No. Temo che ci manchino ancora degli ingredienti. Oh no. Qualche pezzetto di Tiger e Goyle. Qualche Io pezzetto. Io mi sono già procurata un capello di Millicent Bulstrode. Non starai dicendo che dobbiamo trasformarci in Tiger, Goyle e Millicent Bulstrode? E invece sì, se tu stessi attento ogni tanto. Sono amici fidati di Malfoy. Sicuramente a loro racconterà tutto. Vogliamo la bacchetta magica. Polisucco svanisca. Certo che svanirà. Ron, dopo pranzo dovrai cercare di strappare qualche capello a Tiger e a Goyle. Va bene, andiamo a strappargli qualche capello. Ho un brutto presentimento. Andiamo. Ma Ron, sì, cosa vuoi che sia? Che prepari la pozione. The secret potion. Ma scusate, in tutto questo Mirtilla mascalzona? Non sarà facile preparare. Mirtilla malconzina? Non c'è, eh? Scappata? Eccola lì. E chi te lo dice? Stai assumendo il mio gender? Mirtilla? Mirtilla? Stai assumendo il mio gender? Mirtilla, come ti permetti? Guarda che ti passo attraverso, eh? Guarda che ti passo attraverso se assumi il mio gender ancora una volta. Guarda te. Guarda come stiamo becciando fortissimo. Mirtilla. Mirtilla. No, si ferma. No. E allora no, qua è tutto. No, che imbarazzo. Che situazione dell'imbarazzo. Lasciami in pace. Mirtilla. Ehi. Ragazzaccia. Ehi. Harry. Quelle porte erano gigantesche perché devono fare la cacca anche i troll. È il bagno delle donne e dei troll. Quindi hanno bisogno di un po' di spazio. Perché sennò mica ci passano i troll. Tu li hai visti i troll? Giganteschi. Guarda che beccione. Questo sembra un po'. Sembra un misto tra Lord Farquaad e qualcuno che non riesco a identificare. Però bello, bello. Piacevole personaggio. Dunque, dobbiamo andare a stuzzicare. Hogwarts è come un labirinto. Sì. Ti suggerisco di seguire il tappeto se vuoi ritrovare la strada per e Fabrizio Frizzi, è vero? Adesso caspita, buonanimo. Un capello di Tiger e Goyle. Il compianto, il buonanimo. Ci vediamo più tardi nella sala di ritrovo. Ci vediamo. Va bene, andiamo a strappare ma devo vederlo davvero che sparisce dietro l'angolo? È necessario. Ma questo è Marx. Attenzione, questo è no, questo non è Marx, questo è coso. Robin Williams in Jumanji quando torna dalla giungla.
Cosa? No, è Robin Williams quando torna dalla giungla in Jumanji. È lui. Bello, bello. Qua c'è un passaggio segreto. Io mi ci infilo con tutte le scarpe. Anche perché se no andare scalzo in giro per Hogwarts. Sai che ti prendi di quei funghi che... Mamma mia, lascia stare. Grossi così proprio. Visto che non potete vedermi, immaginate dei funghi molto grossi. Bello, bello. Quante belle armature. Quanta bella festa che c'è in questo luogo. No, Harry. Quindi di quei gerbilli. Aia. Scusa, stavo leggendo la chat. Anche tu vieni qua a disturbarmi. Sto leggendo cosa sta scrivendo Mattia. È qualcuno storico, ma il mio alberghiero non sta aiutando. No, no, è Robin Williams in Jumanji. Oppure è Marx. E avevo ragione fin dall'inizio. Non c'è nessun modo per salire lassù, vero? No, devo prima passare per questa porta. Ti prendi di quei tafani. Questo... no. Che lesto! Ma io sono più lesto. Mandiamo il più lesto! No, mandiamo il più saggio! Che temporale! Ma stiamo scherzando? Ma no, che c'ho i panni stesi? Che salvataggio! Guarda che bel dipinto, che bel affresco! Prendiamo le inutili ormai gelatine. Grazie. Gelatino? Ho voglia di gelato. Caspita. Chissà se ho del gelato in congelatore. Non era una citazione a Ben 10. Era Mulan. Ignoranti. Guarda che bello tasso rosso. Guarda, è bello. Che bello. Era Mulan quando devono mandare il guardiano. Dicono mandiamo il più forte. No, mandiamo il più lesto. No, mandiamo il grande drago di pietra. Adalbert Incant, il mio più vecchio amico lui era. Leggiamolo subito dal folio magi. Non Harry Potter, volevo Adalbert Incant. No. Chon, che bello, Chonsi. Famoso teorico della magia. Basta? Tutto lì? Chonsi Aldridge. Che bello Chonsi. Prima vittima conosciuta del vaiolo del drago. Chonsi è famoso per essere sfigato, cioè è il mio spirito guida Chonsi. Chonsi Aldridge. Che bello. Prima vittima conosciuta. Diventato famoso perché ha avuto sfiga, si è beccato il vaiolo del drago. Bravo, bravo Chonsi. Che bello Chonsi. Da grande voglio essere proprio come Chonsi. Ammalato di vaiolo di drago, non lo so. No, Pix, vai via. Vai, shu. È famoso per essere... Ma in realtà tutti quelli nelle figurine... Quasi tutti quelli nelle figurine sono famosi per essere morti. Tranne il sottoscritto. No. Ladies. No. Sono nelle figurine. Sì, sono proprio io. Il prescelto. Che bello. Questo è Camillo Benso, conte di Cavour. Guarda che bello. È Camillo Benso. Che bello. È sempre un piacere. Grande Camillone. Bravissimo. Che bello. Questo qua è contento, è felicissimo. Questa è la sirenetta. No, non è vero. Non è vero. È una signora. Una gradevole signora. Questo è George Washington. Ho fatto anche la battuta di attualità, no? La sirenetta, perché è uscita la cosa che... La sirenetta. Che influencer che sono, mamma mia, che content influencer. Creators, non so. Iscrivetevi, per favore.
L'hai capita? Era proprio oscura la citazione. Bravo Francesco, cazzo. Bravissimo. Io dove sto andando? Cosa ne sto facendo io della mia vita, della mia esistenza? Perché? Perché? Cos'è? Un altro passaggio? Andiamo anche in questo passaggio segreto. Cosa vuoi fare? Non ti ci infili? C'è un pertugio e cosa fai? Lasci lì? No. No, signora. Con ste mani. A Junior. Fa caldo, ragazzi. Fa caldissimo. Dica. Non funziona così. Devo salire su questo tavolo. Non ci posso salire. Caspiterina. È troppo scosceso. Qua non avevano i soldi per metterci una statua vera. Dai, non così. Ma non così, dai. Far cazzozzo. Flipendo. No. E devo avvicinare questo? Flipendo. Devo avvicinarlo di più? Flipendo. L'ho avvicinato del tutto? Quindi adesso devo fare il gioco di ponte, un gioco di specchi e leve. Che magia. Guarda lì. Quanto è magico questo posto della magia. È proprio magico. È proprio, si sente, si avverte la magia. Tutta la cioccorana che ne ho bisogno. Per l'amor del cielo, dammi sta cioccorana. Là ci sono delle altre gelatine che andremo a prendere, nonostante siano inutili, arrivati a questo punto del gioco. E ogni volta che io dico gelatine, mi viene sempre più voglia di mangiarmi un bel gelatino che non ho. E quindi piango. Piango calde lacrime di uno che ha caldo e non ha un gelatino nel congelatore. Quindi salve anche a voi presenti e persone del futuro, perché vi ho appena fatto venire voglia di mangiarvi un gelatino. Come state? L'avete mangiato il gelatino? La volete una meridiana? Ma il gelato sulla... Certo che si mangia tutto sulla focaccia. Scusa, tu non lo mangi mai il gelato sulla focaccia? Che bestia sei? Guarda che belli, che bei bug grafici, tutto. Come si sfonda qua la quarta parete proprio. Va bene, raccogliamo tutte queste gelatine. Abbiamo 260 gelatine, non so che cosa me ne farò nella vita. Ma ce l'abbiamo, sono qua, sono belle. Sono gelatinose. Giocunda Sykes, anche la focaccia sulla focaccia. È certo, cosa vuoi, non mangiare la focaccia sulla focaccia? Sentiamo la signorina Giocunda, cosa... Giocunda, che bella signora Giocunda. Ma che brava Giocunda, grandissima. Ma che bella. Mamma è bella quanto Chonsi. Chonsi è davvero... È troppo Chonsi. Non mi sembra che ci siano ulteriori passaggi del segreto nel passaggio segreto. No. Giocunda non può competere. Ma sono stupido. Sono stupidino. Sono scioccherello. Nessun personaggio può competere con Chonsi. Chonsi è troppo. È troppo al di sopra di ogni altra creatura vivente. E lui non è vivente, non più almeno. Rip, Chonsi. Mi sono spezzato le tibie perché sono sciocco. Sono scioccherello. Ma quanti basta passaggi segreti? Ah, infatti non è un passaggio segreto. E vedi. Sono giunto a conclusioni sbagliate. Che paura del cazzo. Ma ti do un cartone, guarda, mi sono fatto la cacca nelle mutande. Madonna, che spavento.
Stupido sexy Doraemon. Furbo e sorridente Doraemon the Cat. Vedi, nonostante la voce di Doraemon è riuscito a spaventarci. Ha svolto appieno la sua funzione. Harry, Tiger, Goyle e Malfoy sono nella sala grande. Si sono iscritti al club dei duellanti. Chissà chi è l'istruttore. Sarà Chauncey? Speriamo che non sia Allock. Ne ho già avuto abbastanza. Dai che Chauncey. No, spero che sia Chauncey. Andiamo, Chauncey. E se per fare così un duello di riscaldamento andiamo a fare un duellino così, eh? Adesso che sono il fenomeno dei duelli. Così ci prendiamo anche un'altra caramellina. Che volevo dire figurina, ma insomma, io non... Fa caldo, non aspettatevi che chiami le cose col proprio nome. Tipo Giorgio. Prendiamoci un Giorgio o un Chauncey. Non volete anche voi un Chauncey? Godetevi un Chauncey. Chauncey è un piacere che potete concedervi sempre. Ah, devo starnutire. E invece no. Ah, vabbè. Ok. Questo è Ser Cadogan. Ragazzi, questo è Ser Cadogan. No, Ser Cadogan. Bene. Uno studente di Grifondoro in cerca di un... No, non è Ser Cadogan. Questo è troppo stronzo. Tempo a parlare con me. Soprattutto considerando... No, come? Sì che ce l'ho. Foglio magi. Harry Potter. 15, no, maledetto. E allora niente. Tu? Coraggio, passa, stupido Grifondoro. Ma allora, intanto che ti calmi. Signorina signorina Curvi. Stupido ci sarà, eh? Qualcun altro. Non so. Stupido Grifondoro. Ah, perché sono corvoni. I corvolino sono degli spocchiosi di merda. Questo duello nella notte. Benvenuto nell'arena dei duellanti. Grazie. Io sono il campione dei duelli tra i maghi di Corvo. Ma devi per forza avere questa voce. Ma sei un uomo o una donna? Giovane Harry. Ma se con questa voce avrei almeno 7 anni. Coraggio, combattiamo! Combatti! Ed ecco che ha inizio l'incontro! I due contendenti sembrano da subito molto agguerriti! E invece! Oh no! Il campione sta sfoderando tutta la sua classe! Ma guarda che i suoi hanno tutto il tracking, maledetto! Chauncey lo verrà a sapere. Ehi. Ma sì, ma quanti? No, bastardo. Guarda lì. Maiale. Ehi, che siluro. Guarda che devra. No, l'ho mancato. Come ho fatto a mancarlo? Ti prego, Chauncey, dammi la forza. Chauncey! Sono fortissimo! Fortissimo! Lo vedi, Corvo Nero, cosa vuol dire quando ti metti contro il guerriero? Lo vedi cosa succede, Carla? Perché devono spararmi sto audio fortissimo quando lancio le magie strane? Che lesto. Ehi. Il mago dei duelli. Expelliarmus.
povero in gamba. Tieni, eccoti una figurina strega. Fortissimo, e fortissimo. Priscilla Corvonero. Brava Priscilla. Anche se era meglio Cosetta. Cosetta. Cosetta Corvonero. Era molto meglio così. Affancorvo nero. Sono fortissimo, ragazzi. Sono un nuovo capo di duello. Ah, adesso guarda, sei tutta. Oh, oh, oh. Sono curiosa di sapere se riuscirai a sconfiggere anche dei duelli tra maghi di Serpe Verde. Oh, stronza. Tu sei un pezzo di cacca, allora, Mattia. Sei proprio un villano. Un villano fottuto culo merdoso. Detta così. In amicizia. In grande amicizia e grande spirito di sportività. E di abnegazione. E no, non puoi rifarlo. E non puoi rifarlo. E poi comunque lo dice anche il cappello parlante. Conta quello che ti senti dentro. Conta il tuo non a serpe verde. Ho sbagliato strada, vero? Ho sbagliato strada, non è vero? Perché? 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 Perché sono così sciocco? E non puoi non saperlo, devi sentirtelo nel cuore. È come l'amicizia, il potere dell'amicizia, della fratellanza tra i popoli. E tra il perché devo fare sta strada lunga. Ma perché non potevano fare il teletrasporto? Sono maghi! Teletrasporto! Non è che ci vuole la scienza qua, c'è la magia. Un po' come la politica. No, la politica è come il pene. Non bisogna mai tirarla fuori in pubblico. Questo penso della politica. Non è mai una cosa giusta. Tirarla fuori in pubblico. Quanti caricamenti però nella mia vita. Perché tutti questi caricamenti? Ok. Sala grande, andiamo. Harry, hai sentito? Malfoy è nella sala grande. Oh no. Sta sfidando chiunque a duellare. Sì, e nessuno è ancora riuscito a batterlo. Adesso perché arrivo non io, vai tranquillo a duellare con lui, Harry? Ho sentito che te la cavi più. Certo, ho battuto i campioni. Coraggio, Harry. Sono il campione dei campioni. Sarebbe fantastico cancellare il sorriso dal muso di quel viscido serpe verde. Ah, c'è del razzismo. Attenzione, attenzione. Ma perché. Come, scusami? Perché non vi fate i cazzi vostri? Sentite il dramma, la suspense, la tensione agonistica, la minaccia che incombe, il protagonista che sfida il suo destino in una lotta contro il tempo. Contengono degli incantesimi speciali, credimi, ne avrai bisogno. Un uomo contro il suo rivale, un uomo e la sua voglia di sopraffare. I sopraffatori. Non so come si dice. Un uomo e la sua lotta sconsiderata contro il bullismo, contro il misticismo e la tirannia. Un uomo che cerca di sollevare il mondo per regalargli un futuro migliore di quanto si possa mai immaginare. Dai. E viecce, viecce, viecce!
No, bastardo. Ricordati quello che ti ho insegnato. Ricorda. Sarà Mufasa? Vado che l'avrà. Aia. Oh no. Ci sono proprio cascato con tutte le scarpe. Ma guarda te sto maledetto. Dai. Ma come cacchio ho fatto? Brutto colpo, è super efficace. E il round sono fortissimo, cazzo. Così che devi morire. Ricorda. Combatti. Aia. Ah no. Aia. E ho capito. Ma lui c'ha il tracking. Ricordati quello che ti ho insegnato. Ma cosa mi ha insegnato? Mi ha insegnato una sega. Mi ha insegnato a non farmi le pippe a colazione. Non lo so. Aia. Non gli sto dando tregua. Non gli lascio respiro. Guardalo lì. Lo incalzo fortissimo. Colpo su colpo. Ma lui come fa a farmi quelle previsioni lì? Expelliarmus. Fortissimo. Il grande campione. Se sono prima. Dipende da quando comincia a contare. Ma come Serpent Sortia? Come corre tutto duro. Caspita. Eh no. Ma per come fanno a farmi tutta sta previsione? E niente, io sono morto. Allora, ok, se lo anticipo, lui mi fa la previsione. Se lo aspetto, lui arriva. Vedi? Ma qui doveva fare un sacco di cose. Non ho capito come vincere. Sono il più grande... Sì, continua la partita, grazie. Serpent Sortia! Allora, guarda che gli faccio l'inganno della cadrega. Volevi? Buona questa cadrega. Olle! No, maledetto, mi ha beitato lui. Aspetta che ti mostro l'inganno della cadrega. Pam 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 pam. Guarda adesso l'inganno della cadrega. Ehi, pam 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 pam. Guarda, ecco l'inganno della cadrega. Bastardo, m'ha preso. Aia. No, ho la mia personalità che mi fa da scudo. Bastardo. Si è bloccato. È la fine. È finita. Basta. Si è rotto. No, ho vinto. L'inganno della cadrega funziona ogni volta. Oh no. Che bello Justin Finch Fletchley. Harry gridò: lascialo stare. Questo è ciò che. Oh, almeno. Quando voltò gli occhi verso Justin, incrociò il suo sguardo furibondo. E invece gli ho urlato: uccidilo!
Accendilo! Il serpente era accasciato a terra, innocuo come un tubo di gomma per annaffiare. Come un turbo di gomma. Gli altri presenti osservavano Harry con un velo di terrore negli occhi. Perché non era un serpente. Tu sei un rettilofono. Era il suo pene. Non ce l'hai detto. Harry non sapeva cosa fosse un rettilofono. È tipo un xilofono, ma corretto. Ermione spiegò a Harry come la capacità di parlare. No, non so se avete visto il video di quello che suona il tamburo coi culi delle tipe in spiaggia. Una viverna. No, non so se avete visto il video di quello lì che suona i culi delle tipe in spiaggia. Ecco, quello è un rettilofono, perché è tipo uno xilofono, ma coi culi. No? Non funziona così. Quando Harry arrivò, Silente non si trovava nel suo ufficio. Era una stanza molto curiosa. E lì vicino, Harry vide il cappello. Curioso. Parlante. Quando si avvicinò, il cappello iniziò a parlargli. Oh no! Ti chiedi se ti abbia messo nel... Con che voce il cappello? No, fermo! Saresti stato benissimo tra i Saresti stato benissimo tra i serpeverde. Disse al cappello che si sbagliava. Poi un suono gutturale alle sue spalle. Gutturale, niente di meno. A voltarsi. Un tacchino? Harry che fa suono gutturale? Quando l'uccello prese fuoco, per poi rinascere dalle proprie ceneri più bello che mai. Non è vero, nasce un pulcino tutto brutto e deforme. Fanny, la mia Fenice è davvero meravigliosa. Non trovi, Harry? Ah, rinasce già adulta, Harry, così. Ancora sotto shock per aver visto l'uccello prendere fuoco improvvisamente. Ha visto l'uccello prendere fuoco improvvisamente. Carichi pesantissimi e come animali domestici. Ho visto l'uccello prendere fuoco Silente improvvisamente. Di non credere che Harry fosse l'aggressore che stava tormentando Hogwarts e chiese al ragazzo se ci fosse qualcosa di cui desiderasse parlargli. C'è qualcosa che se desideri dirmi, Harry? E alla sua crescente paura di avere a che fare con Salazar Serpeverde. Ah, alla fine però no. Decise di non raccontare nulla. Eh sì che fa male. È come quando... Non lo so. Non lo so. Ti mangi il peperoncino e poi vai a fare la pipì. L'erede di Serpeverde. Voi non credete. Oppure certo che no. Non dirlo. Se fai sesso con il magma. Dobbiamo completare la pozione polisucco e dimostrare che Malfoy è l'erede di Serpeverde. Solo così la tua reputazione sarà salva. Vabbè, ci beviamo una damigiana di pozione polisucco a testa. Sì, ma credimi, non è stato facile. Bene, sono sicura che tu abbia agito nel modo migliore. Non indaghiamo oltre. Non vogliamo sapere delle... E adesso cosa si fa? Ognuno di noi ha un po' di pozione. Aggiungiamo i capelli e beviamo. Va bene, vai. Non sono proprio convinto. Vabbè, tanto ormai hai già fatto un boccaccio a Tiger e Goyle per i loro capelli. Pronto. Uno, due, tre. E con che violenza? Che bello. Guarda che dabba! Tutto bene, voi due? Sì. Incredibile! Incredibile! Ermione! Libidine! Bene, sto bene. Andate senza di me. Ok. Ma se ne sei proprio non insistono neanche. Ah, vabbè. Ok, se proprio vuoi. Incredibile! Ma era un rumore di cose rotte. Ermione ha detto che potremmo avere qualche difficoltà. Era anche un po' il rumore di sogni infranti. Cercherò di saltare attraverso nessun dislivello. Ci conviene muoverci. Ah, ok, questo ci suggerisce che di gameplay non possiamo più saltare. Dobbiamo scoprire cosa mi, cosa mi dici mai? Speriamo di trovare qualcuno da... Ok. Un serpeverde. Seguiamolo. Seguilo e non perderlo di vista. Va bene. Cribbio se lo seguo. Oh no. Oh no.
Sono caduto proprio come... Ah no, quello è Ronald. È Ronald McDonald's. Ok, fin qui. Oh no, come cade... Aia, non sono per nulla lesto. Che fatica. Scusa, ma uno se è grasso scivola? Fa tutto déjà vu su uno se è grasso? Perché non mi sembra. L'ultima volta che ho controllato io non faccio tutto sto déjà vu quando cammino. E pure il fuoco? Davvero? E déjà vu. E no, I wanna know. Ma guarda lì che c'è tutto l'epico per terra. Ma chi ce l'ha messo tutto sto scivolizia, tutta sta scivolizia? Perché non credo funzioni così. Ah, non è ancora finita? Però è gentile che mi ha aspettato. Ho detto, guarda quel bambino grasso che mi sta seguendo. Aspettiamolo oltre questa porta oscura. Ma scusa, ma sti ragazzi devono fare tutto sto casino per andare a dormire tutte le sere? Devono passare in questo pertugio incredibilmente pericoloso con l'abisso, il baratro della morte tutte le sere, magari anche un po' sbronzi che hanno bevuto troppo burro birra? Io col cazzo che faccio sto coso della pericolosità, sta deviazione della pericolosità pericolosa. E invece l'ho fatta perché sono amante del rischio. E no. Che ansia, senti con che musica incalzante. Sì, però ragazzi, qua i prefetti la sera che bevono un po' di più... È la fine. Ecco perché i serpeverde sono così incazzati. Perché devono fare un casino tutte le sere per andare a fare la cacca. Che lascia stare. Cioè anch'io sarei incazzato come una biscia se tutte le sere dovessi sfidare il baratro dell'oblio. E anche le armature che li menano. Cioè. Eccoti. Sei rimasto fino ad ora ad abbuffarti nella sala grande. Come facevi a saperlo? La gente è convinta che Sam Potter, l'amico dei mezzo sangue, sia l'erede di Serpe Verde. Quanto mi piacerebbe sapere chi è veramente. Potrei dargli una mano. Tu avrai sicuramente un'idea di chi c'è dietro a tutto questo. Lo sai che non ce l'ho, Goy. Quante volte lo devo ripetere? Non ce l'ha! Una cosa però la so. L'ultima volta che la camera dei segreti è stata aperta, è morto un mezzo sangue. Perciò scommetto che è solo una questione intrigo. Di tempo. Spero che questa volta tocchi alla Granger. Oh no. Oh, c'è dell'intrigo. Del mistero. Allora, sì, mi scusi. Sì. Fuori di qui! Questo è il bagno delle ragazze! I maschi non possono entrare! Spera la morte di bambini. Vabbè, certo. È impazzita! Oh no! Spingi gli oggetti volanti prima che ti colpiscano! Aia! Mirtilla, ti sembra? Addirittura il boomerang, Mirtilla? Oh no! Non mi sembra una cosa educata, Mirtilla. Ma il batticarne, addirittura? Perché quello è tipicamente un batticarne. Oh no! Sì, la carta igienica va bene, ma sto batticarne qua no.
Sì, ho capito, Mirtilla, basta. Basta. Un bel gioco dura poco. Basta. Basta. Ma come? Allora facciamo che tutti tirino libri contro Mirtilla. Eh no, ma sono stato io. Sente dolore. Ma no, io non l'ho fatto. Ma non l'ho fatto io. Tranne che per me. Tieni, perché non lo prendi? Eh no, ma non c'è mica la carne attaccata al batticarne. Il batticarne è quella mazzuola che tu usi per picchiarci la carne, per... non lo so, per picchiare la carne, ti sta sul cazzo la bistecca e la picchi e usi il batticarne. E quello era un batticarne, palesemente. Per fortuna abbiamo ripreso le nostre sembianze. Essere Tiger è un'esperienza disgustosa. Chissà dov'è finita Hermione. Mm. Spero che non sia andato storto qualcosa con la pozione. Una missiva. Leggiamo questa missione. Dimmi. Molto deluso per la tua assenza alla lezione di difesa contro le arti oscure. Oh no. Per essere un mago di successo devi studiare con i migliori. Vieni nel mio ufficio per una lezione privata. Professor Gildore. Una lezione privata. Tu sei ancora l'allievo preferito di Allock. Ehi. Ricordati che l'ufficio di Allock si trova nel castello inferiore. Pensavo di aver toccato il fondo quando tutti hanno iniziato a pensare che fosse... Pensavo di aver toccato il fondo. Una lezione privata con Allock. Tengono in batticarne, certo. E dove lo tieni, sono? Hermione. Mi chiedo cosa sia andato storto con la pozione e dove possa essere finita. Ok, va bene. Io però vorrei... Come ci arrivo al castello inferiore? Ah, di qua. Oh, devo rifare tutto il giro. Allora, facciamo che al primo salvataggio chiudiamo, perché... non c'ho le forze. Che sarà, immagino, tra poco, visto che salvo ogni 8 secondi. Salve, ragazzi. Dicono che Potter è l'erede di Serpeverde. Harry, dai, no. No. Tutti che è il marchio tipico di un mago del male. Vi posso sentire, sapete? Sono qui, Questi monellacci. Screanzati. Professor Allock se n'è appena andato. Ha detto che doveva tornare nel suo ufficio. Ne ho capito. Madonna. E che cacchio, però. Uno non può stare qua a inseguire le persone. Ok, ha salvato. Bene, bene, bene. Dunque, amichetti. Amichetti belli. Principessine del mio cuore. Io, arrivati a questo punto, vi ringrazio per avermi fatto compagnia, grazie per essere stati qui con me, per aver riso delle mie cagate, aver riso anche di me e della mia pochezza nell'affrontare le situazioni. Io vi invito a tornare qui probabilmente domani sera, forse, non lo so. Nel dubbio, guardate il Twitter. Seguiteci sul Twitter, dove twitteremo. Twitter, perché parlo plurale maiestati. Dove twitterò il prossimo appuntamento. Quindi seguiteci sul Twitter, oppure attivate le campanelle, come piace a dire. Ma che Instagram? Ma Instagram è stupido. Non mi piace. In Twitter posso anche pubblicare le mie cagate e va bene così. Instagram è da sfigati. Comunque, come dicono tutti gli influencer, attivate le campanelle, almeno vi scampanellano quando c'è della scampanelleria, insomma. No? Quindi, mi raccomando, fino al prossimo appuntamento cercate con tutte le vostre forze di essere un po' più fancy, cercate di essere un po' più fancy ogni giorno di più, e niente, alla prossima. Ciao zio.